mio convincimento. Volponi. Ma io ho un po' l'impressione che questa trasmissione avvenga un po' come un rito, sì, che parliamo bene con intelligenza e anche con cordialità e rispetto di Pasolini, ma senza entrare realmente né a parlare della sua vita, cioè del magistero che è stata la sua vita, no? Dell'importanza che hanno le sue opere e nemmeno del dramma della sua morte, che a parte tanti altri aspetti è, secondo me, un vero dramma pubblico, è un vero grande fatto drammatico che ha sconvolto la coscienza nazionale per tante implicazioni. Ecco, su questo dramma noi dovremmo entrare fino in fondo, a parte le indagini della polizia che dovrebbero essere approfondite e precisissime, per cui il paese una volta almeno su un fatto come questo sappia tutto e fino in fondo, come è successo, quanti erano, perché è successo, eccetera. Ecco, su questo io devo soltanto intervenire, Volponi, mi scusi. Non a tutela di niente, ma soltanto di alcune regole che non sono televisive, ma generali. Intanto siamo in televisione, ossia entriamo in tutte le case. Ci sono dei giudizi morali ai quali va premessa una certa analisi che indubbiamente qui non potremmo fare. E poi, oltretutto, c'è anche il fatto della magistratura. Ciò che è ancora opinabile per la magistratura non può essere oggetto di certezza da parte nostra che stiamo facendo qui questo dibattito. Ecco, solo questo volevo dire. Poi il discorso è sempre aperto. Sì, ma dico che il fatto che adesso, a parte come vada l'inchiesta, che questa morte è un dramma sul quale siamo d'accordo, la su cultura questo, deve chiarire le parti e si deve sapere come, perché è un dramma politico e pubblico che deve essere analizzato proprio perché diventi quell'azione che diceva La Valle. Cioè deve venire fuori se, come una grande autoanalisi intorno a questo grosso fatto. E qual è il suo contributo a questa analisi, allora? Ma il mio contributo a questa analisi è quello appunto di chi ha gli strumenti per capire che questa cosa può essere successa in un certo modo rispetto a... Stiamo registrando o no? Sì, stiamo registrando, va tutto in onda regolarmente, lei è liberissimo di parlare. Ah, bene. Dico, il mio contributo a questa analisi è il contributo di un uomo di cultura che ritiene appunto che il grosso scandalo popolare che c'è al riguardo debba essere sciolto non, soprattutto sul piano culturale, ecco, che si possano dire anche alla televisione certe cose, che si possano chiarire certi fatti oscuri della psicanalisi, della psicologia, che la gente non conosce, che uno strumento come questo, se veramente non deve essere abbattuto, come diceva Pasolini, che intendeva evidentemente trasformato, diventi un grosso strumento di educazione anche su questi fatti. E che sullo scandalo Pasolini, per esempio, si facciano anche delle trasmissioni, ma riprendendo le sue poesie, leggendole, commentandolo, vedendolo che cosa è stato lui come poeta civile per noi, qual è il grande tributo che tutta la nazione gli deve, e anche chiarire appunto nell'aspetto direi drammatico della sua morte quel che c'è di catartico che bisogna tirar fuori dal subconscio popolare. Grazie.